luogo come gli appartamenti imperiali del complesso di Hofburg sa raccontare la dinastia asburgica e in particolare le vite di Sissi e di Francesco Giuseppe. Vi diamo il benvenuto in questo nuovo viaggio e vi invitiamo ad iscrivervi al canale e a lasciare un bel like! Ci troviamo nel cuore di Vienna. Quello che per secoli è stato il centro del potere imperiale austriaco, oggi ospita uno dei musei più visitati d'Europa. Un'ampia area del palazzo nel quale risiedeva la famiglia imperiale è stata utilizzata per esporre una grande varietà di oggetti che narrano la vita e la personalità dell'imperatrice Sissi. Abiti, accessori, fotografie, dipinti, gioielli, sculture, libri, diari, farmaci, articoli di giornale. Al termine del percorso siamo riusciti a capire moltissimo di questa figura storica, divenuta così rilevante proprio dopo la sua tragica scomparsa, per mano di un anarchico italiano. Poi ci si addentra nelle maestose stanze del palazzo, dove sembra che il Kaiser Franz Josef si sia allontanato solo per un attimo. Il suo studio, la sua camera da letto, gli ambienti dove riceveva i suoi sudditi e dove teneva le riunioni con i suoi collaboratori e con i suoi ministri. Tutto è rimasto come un tempo ed ogni oggetto è posizionato al proprio posto, testimonianze tangibili delle sue lunghe giornate lavorative che iniziavano alle 4 del mattino. Egli pranzava alla scrivania e un semplice letto da campo pieghevole e in ferro lo accoglieva al termine delle sue fatiche. L'eleganza e la raffinatezza invece si coniugano con la funzionalità degli arredi che rispecchiano la peculiarità dello stile di vita dell'imperatrice Sissi, la quale si prendeva costantemente cura del proprio corpo, svolgendo qui dentro i suoi quotidiani esercizi ginnici, seguiti da vigorosi massaggi e profumati bagni all'interno di una modernissima vasca dotata di rubinetto. In queste stanze Sissi studiava le lingue straniere, scriveva poesie e rispondeva alla corrispondenza, mentre la sua parrucchiera di fiducia impiegava ore per pettinare e acconciare i suoi lunghissimi capelli, che lavava di tanto in tanto con una mistura di uova e cognac. In queste sale si svolgevano i pranzi domenicali di famiglia, a cui erano obbligati a partecipare tutti i membri presenti in quel momento a Vienna. Si svolgevano qui anche i pranzi di gala, che includevano tra gli invitati nobili, ricchi imprenditori, ufficiali dell'esercito e della marina. I pasti duravano al massimo 45 minuti e comprendevano fino a 12 portate. Quando l'imperatore iniziava a mangiare, anche agli altri commensali era consentito farlo e quando lui finiva, tutti dovevano deporre le posate. Era consentito parlare sottovoce solo col vicino di tavolo, mai con chi si aveva di fronte, ed era già usanza consumare il caffè a fine pasto, che però veniva servito nel salotto accanto. La tavola è ancora oggi sontuosamente apparecchiata secondo il rigido cerimoniale di corte. Peccato non potersi sedere e assaggiare qualche specialità. E adesso torniamo tutti al presente per darci appuntamento al prossimo video.